Torniamo in Italia. L'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata ha redatto il primo bando per l'assegnazione diretta di 3.000 beni immobili destinati al terzo settore. Un'iniziativa unica di cui parliamo con il prefetto Bruno Frattasi, direttore dell'Agenzia. Buonasera e benvenuto. Buonasera, buonasera a voi. Ecco, prima di andare nel dettaglio di questo bando, prefetto, è una sfida non semplice questa che oggi però si affronta proprio con questo bando. Sì, in effetti noi da tempo stavamo pensando a come mettere in applicazione una norma del codice antimafia che è stata introdotta da poco, diciamo che è stata introdotta dal fine 2017, ma che tuttavia fino a questo momento non aveva trovato mai concreta applicazione. Cioè mi riferisco a quella norma che prevedeva la possibilità che l'agenzia affidasse direttamente ai soggetti del terzo settore, non più quindi attraverso la mediazione degli enti di governo territoriale, ma direttamente questi beni che vengono confiscati alle mafie per iniziative di carattere sociale, prevalentemente, perché voi sapete che la vocazione dei beni confiscati appunto è quella di essere destinate a scopi sociali. Noi abbiamo in questo momento proprio oggi approvato dal Consiglio direttivo quella che sarà la struttura del bando, bando nazionale che apriremo alla partecipazione di tutti gli enti del terzo settore. Abbiamo ragionato su. Sì, mi dica. Dicevo, questo è anche un modo per onorare la memoria di chi, come Pio La Torre, ha perso la vita anche per questo. Ma certo, è chiaro che diciamo, tutte le forme che ci consentono direttamente, indirettamente, di dare una destinazione, un nuovo destino, diciamo così, a questi beni, che vengono restituiti a una nuova dignità attraverso queste forme di utilizzazione che sono sociali, ma possono essere anche istituzionali, ben inteso. Ecco, significa, diciamo, onorare la memoria, come giustamente diceva lei, delle persone che hanno perso la vita per combattere le mafie e contrastarle anche sotto il profilo dell'ammodernamento dei mezzi normativi, come è stato nel caso di Pio La Torre. Perfetto, allora entriamo nello specifico di questo bando. A chi è indirizzato in sostanza? No, le dicevo, è indirizzato a tutti i soggetti del terzo settore, le ONLUS, i soggetti del privato sociale, che vorranno portare all'attenzione dell'agenzia i loro progetti di riabilitazione di beni, le diceva 3.000 beni, in circa saranno appunto questo, sarà questo il plateau su cui ragioniamo, e porteranno dei progetti su questi beni, progetti di riabilitazione, di rifunzionalizzazione di questi beni, per scopi che possono andare da quelli prettamente sociali che dicevo prima. Un'associazione che destina un bene, per esempio, a ospitare un consultorio, un centro per disabili, per problemi che hanno i ragazzi o i giovani, il disagio giovanile, oppure beni che verranno funzionalizzati anche per scopi culturali, valorizzando magari tradizioni culturali locali del territorio, quindi associazioni del terzo settore, associazioni locali, territoriali, ma anche associazioni nazionali. Penso alle grandi reti della solidarietà nazionale che possono e potranno partecipare a questo bando. Prefetto, mi sente? Sì, la sento. Le chiedevo se ci saranno delle clausole e le chiedo anche se ci sarà un sostegno economico per le start-up. Sì, allora guardi, per quanto riguarda le clausole, il bando, diciamo, prevederà in maniera molto precisa quelli che sono i criteri attraverso i quali, a parte le aree tematiche su cui i progetti dovranno gravitare, ma specificherà anche le clausole, come diceva lei, cioè le condizioni di ammissione di questi progetti. Naturalmente guarderemo al merito dei progetti, cioè al loro contenuto, ma guarderemo anche alla sostenibilità finanziaria di questi progetti. Cercheremo di contemperare entrambi gli aspetti, naturalmente, quindi attribuiremo dei punteggi che tengano conto dell'uno e dell'altro aspetto. Prevederemo anche dei contributi, certamente. La legge di bilancio di quest'anno ci ha dato per 3 anni, anzi, ce li ha dati, ce li ha dati per il 20, 21 e 22, 1 milione di euro.
È una dotazione finanziaria che noi cercheremo di utilizzare proprio per incoraggiare la presentazione di un numero più alto possibile di progetti e metteremo a disposizione questi contributi per un massimo, fino a un massimo di 50.000 euro. Quindi l'associazione, l'ente del terzo settore che vorrà presentare un progetto avrà non solo il bene, è quello già una prima forma di contributo che noi diamo a questi soggetti per poter realizzare le finalità che si propongono, ma noi li incoraggeremo con un'iniezione anche di risorse finanziarie. Certo, 1 milione di euro è una somma ragionevole, anche grande, ma poi se i progetti saranno tanti, naturalmente si dovrà misurare con l'affollamento delle domande dei vari concorrenti. Grazie al prefetto Bruno Frattasi, direttore dell'Agenzia Grazie Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Buonasera. a voi. Buonasera.